Ti racconto una storia. Il Museo Digitale, la loggia di Amore Psiche nella Villa Farnesina a Roma. Buongiorno, sono Daniela Sogliani, presidente di Italia Nostra Mantova e oggi inauguriamo una serie di interviste dedicate all'arte e alla cultura mantovana. Ci racconta una storia che parte da lontano ma arriva sempre nella nostra città, Virginia Lapenta, conservatore della Villa Farnesina, Accademia dei Lincei a Roma. Benvenuta Virginia. Buongiorno a voi. Ecco, presentiamo oggi il progetto di digitalizzazione della loggia di Amore Psiche nella Villa Farnesina, che si può vedere comodamente con un PC restando a casa. E chiedo subito alla nostra ospite di introdurci alla storia di questa splendida villa e della sua loggia. Prego. La loggia di Amore Psiche costituiva l'ingresso principale della villa suburbana del ricchissimo banchiere di Siena, Agostino Chigi. Fu edificata nei primi anni del Cinquecento, concepita come luogo di svago, luogo di delizie. La loggia prende il nome dal ciclo, appunto, di affreschi che fu dipinto sulla volta da Raffaello Sanzio, ma soprattutto da quella ben nota bottega di allievi, in particolare Giulio Romano, Giovanni da Udine e Giovan Francesco Penni. Qui sono quindi narrate le vicende dell'amore contrastato, dell'amore difficile tra appunto il dio Eros e Psiche, tratte dal romanzo di Apuleio, Le Metamorfosi o Asino d'Oro, che è un rimando simbolico a quella che fu la storia di amore contrastato e difficile del ricchissimo banchiere, appunto di Agostino Chigi, per una giovane di umili origini di nome Francesca Ordeati, che il banchiere conobbe a Venezia durante un suo viaggio di affari. Ecco, quindi il committente di questa bellissima loggia, di questa bellissima villa, Agostino Chigi, che è la figura chiave di tutto questo progetto. Ecco, Virginia, puoi dirci chi era Agostino Chigi? Agostino Chigi fu un ricchissimo banchiere che poi divenne anche un ricchissimo mecenate della cultura, anche se lui non era un uomo colto, ma seppe circondarsi di uomini di cultura, che si trasferì appunto nella prima metà del Cinquecento da Siena, qui a Roma, e diventando, avendo la fortuna di diventare il banchiere dei papi per antonomasia del nostro Rinascimento, e cioè lo fu prima per Alessandro VI Borgia e poi lo divenne soprattutto per il famoso Papa Guerriero, Papa Giulio II della Rovere. Il rapporto fu un rapporto di committenza, fu un rapporto di, anche di amicizia, ma fu soprattutto un rapporto di protezione papale nei confronti di questo banchiere che a Roma era un uomo ricco, però non nobile. Ecco, nella loggia di Psiche vi state occupando di un progetto molto importante perché la loggia è diventata digitale, è diventata virtuale e puoi dirci come si è articolato questo progetto? Interattivo, appunto, che abbiamo denominato la Loggia Digitale, organizzato in collaborazione col CNR di Pisa, è quello di permettere l'osservazione particolareggiata di tutti quei particolari, appunto, decorativi che rendono meravigliosa questa loggia ad una distanza ravvicinata. E quindi con dettagli che altrimenti sarebbero non osservabili dalla normale distanza di osservazione che è pari quasi ad 8 All'interno metri. di questi festoni noi riusciamo a vedere delle bellissime immagini che sono delle figure di animali, dei fiori, dei frutti. Andiamo su qualche dettaglio. Ci sono degli uccelli, ad esempio, ci sono delle particolarità, diciamo, proprio botaniche curiose. Esaminare gli elementi figurati nei cosiddetti pennacchi della favola, arricchiti da informazioni di carattere storico, tecnico, artistico, ma soprattutto di distinguere con grande facilità le 170 specie, pensate un po', di frutti che sono stati individuati presenti nei festoni vegetali. In più, 50 figure di animali rappresentate nelle cosiddette vele della volta, sempre opera di Giovanni da Udine. Questi frutti rappresentano una novità
assoluta, con un risvolto simbolico di alto valore nella Villa Farnesina a Roma. Dovete pensare che tra i frutti meglio rappresentati ci sono le famose novità botaniche del Nuovo Mondo, e cioè la rappresentazione quindi di frutti già conosciuti del Vecchio Mondo, del Vecchio Continente, ma anche e soprattutto i nuovi frutti provenienti dall'America, e quindi una serie variegata di zucche, zucchine, del mais, nella anche sua evoluzione di specie, da quella che fu la Gea Mais fino poi ad arrivare alla nostra più ben nota Pannocchia Gran Turco. Ma soprattutto questa varietà di frutti rappresentati hanno un alto valore simbolico. La loggia è l'ostentazione magnifica di quello che era il potere e la ricchezza del banchiere Agostino Chigi. Per cui sono frutti molto polposi, appunto prosperi, e soprattutto sono frutti con un alto valore anche erotico, nel senso che Raffaello Sanzio qui si trova a dover omaggiare la storia di amore contrastato tra Agostino e Francesca Orbeaschi, un amore non voluto, assolutamente ostacolato da Giulio II. Ecco allora la favola dell'amore difficile, di amore appunto e psiche, il tutto scompartimentato da questa ostentazione di frutti che sono proprio un trionfo della ricchezza, ma anche del potere vittorioso dell'amore, perché alla fine, logicamente, Agostino e Francesca nel 1519, complice non Giulio II, ma il suo successore, Papa Leone X Medici, celebrerà appunto il suo matrimonio. Ecco, quindi un luogo delle meraviglie, la Villa Farnesina, un luogo spettacolare, bellissimo, assolutamente la loggia, che si confronta con un progetto molto importante della nostra città di Mantova, appunto Palazzo Te, per la presenza di Giulio Romano, che arriva appunto a Mantova nel 1524, proprio dopo aver lavorato appunto nella Villa Farnesina. Ecco, dove riscontri questi grandi confronti, insomma, questi confronti che si possono fare naturalmente tra le due ville, tra i due progetti di questo artista? La scuola dell'allievo preferito, del vostro Giulio Romano, è il Romano, Giulio Pippi, detto appunto Romano, che come ben sapete si trasferisce da Roma nel 1524, dopo la diaspora dovuta al sacco di Roma. Giulio ebbe più fortuna degli altri, perché fu chiamato dal marchese Duca Federico II Gonzaga, e a Mantova Giulio Romano dominò la vita artistica appunto del Gonzaga, così come Raffaello dominò la scena artistica della Roma dei papi del nostro Rinascimento. Giulio Romano sicuramente volle essere a Mantova ciò che Raffaello fu a Roma, e soprattutto volle presentarsi come un altro Raffaello, quello che era per lui il modello perfetto. E tra i confronti di due palazzi che, pensate bene, avevano anche lo stesso nome, la Villa Farnesina acquisisce questa dicitura solo nel 1579, quando verrà acquistata dal gran cardinale Alessandro Farnese, ma ai tempi di Agostino Chigi anch'essa si chiamava Palazzo, Palazzo del Giardino. Gli apparati architettonici, gli apparati decorativi di Palazzo Te si ricollegano alla Villa Farnesina per molti aspetti, al di là della storia di amore, che sicuramente possiamo, diciamo così, vedere in parallelo, l'irrefrenabile, il corrisposto trasporto che lega Federico II e Isabella Boschetti sicuramente può essere paragonato allo stesso trasporto, allo stesso amore contrastato che legò Agostino e Francesca. E allora la stessa favola che Giulio Romano ci trovò a rappresentare a Roma, la riposta per certamente simbolica dell'amore contrastato per eccellenza anche a Palazzo Te. E invece a Mantova, in quello che poi fu l'evoluzione stilistica anche di Giulio Romano, per cui è un altro Raffaello, ma la classicità a tutta la scuola dell'antico di Raffaello che Giulio Romano aveva assorbito a Roma, poi
aggiungerà quelle importanti suggestioni michelangiolesche, quali il gigantismo e il vitalismo anatomico, che voi appunto potete trovare in quello spazio avvolgente che è nella sala di Amore e Psiche, in cui le rappresentazioni, dalle lunette alle vele, poi si dispiegano anche sulle pareti con le storie degli amori clandestini o contrastati, per culminare nel banchetto di nozze di Amore e Psiche. Ecco, ringrazio veramente Virginia Lapenta per questo bel percorso, per questo viaggio virtuale nella loggia di Amore Psiche della Villa Farnesina a Roma. È stato molto interessante, quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a visitare appunto il vostro sito, a fare questo percorso all'interno della villa. Quindi grazie a Virginia, che quindi saluto. Vi saluto anche io e soprattutto aspetto tutti voi a Roma da ottobre. Dal digitale al reale, per le esposizioni che avremo, che abbiamo in cantiere per quello che è, diciamo, l'ultimo semestre, speriamo più fortunato, per le celebrazioni del Divino Raffaello, che in Villa Farnesina si accomunano anche con le celebrazioni del quinto centenario della morte dello stesso Dampierre. Grazie quindi Virginia, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e alla prossima storia.